Che cosa c'è dietro ogni nostra scelta? Alle scelte che ognuno di noi compie e che ci rendono grandi. Dietro scelte semplici, come ad esempio quali materie prime acquistare e in che quantità. Dietro scelte mirate, come creare menu equilibrati, come proporle ai nostri clienti e come trasmettere la passione e la cura nel prepararli. Dietro scelte innovative, come quelle pensate per mantenere gli spazi puliti e accoglienti, per certificare gli ambienti a garanzia della qualità dell'aria e per rendere efficienti e performanti le aree da condividere. Dietro scelte che possono fare la differenza, come quella di prenderci cura degli altri, dai più piccoli fino anche ai più grandi. Di trovare soluzioni per le diverse esigenze. Di trasmettere l'importanza di una sana e corretta alimentazione e di migliorare ogni giorno il mondo in cui viviamo. Dietro ogni scelta di Camps Group c'è più di una scelta. Camps Group, più di una scelta. Eccoci qua, dopo il primo panel interessantissimo, lavorare con il nemico, è il momento del primo JobX, questi TEDx rivolti al mondo del lavoro. Stavolta, questa mattina, questo primo JobX di Nubilita, della quinta edizione, lo terrà Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico. Prima di lasciare la parola a lui, c'è una visione di altre presentazioni, vorrei ricordarvi l'hashtag Nubilita Festival, per lasciare i vostri commenti, le vostre foto, i vostri interventi. Ricordo che se al termine del prossimo panel, il panel successivo a Mario Tozzi, volete fare delle domande, saremo da voi con il microfono. Lascio la parola adesso a Mario Tozzi. Cosa si può, diciamo, quale può essere il contributo a questo tema che riguarda i sapiens molto da vicino, cioè quello del lavoro? Riguarda solo i sapiens, perché tra gli altri viventi non si conoscono animali che lavorino. O meglio, se lavorano lo fanno per la sussistenza. Qual è la vera differenza che c'è fra gli altri viventi e i sapiens? A parte questa, c'è una differenza. In che cosa consiste? E questo è interessante anche per i temi che tratteremo dopo. Per esempio, uno potrebbe dire, beh, la vera differenza è che gli altri animali, gli altri viventi non usano tecnologie. È vero questo? Ah, questo è vero fino a un certo punto. Si conoscono tanti animali che utilizzano effettivamente delle tecnologie, per quanto rudimentari, non so, sono tutte storie raccontate da vari studiosi. C'è una scimmia che, uno scimpanzé, che prima di dirigersi nella giungla e in libertà si carica sulle spalle una pietra, perché sa che quando arriva lì ci saranno delle noci, delle altre bacche che lei non può rompere perché lì non ci sono pietre, però la usa poi per rompere questi frutti. Poi ce n'è un altro, questo è un gorilla, che invece attraversa un fiume, un guado, e lo fa assaggiando con un bastone la profondità dell'acqua prima di muoversi. Questo è un uso tecnologico. L'esempio più rimarchevole probabilmente è quello di uno scimpanzé che si chiamava Sultan, e veniva lasciato in un posto dove c'era un filo d'acciaio con appesi dei caschi di banane, però non c'era verso di raggiungerlo saltando, dunque doveva prendere dei materiali che stavano là. C'era per esempio delle cassette e delle canne, e lei metteva una cassetta, ci saliva sopra, non bastava, poi ne metteva un'altra, saliva sopra pure quella, poi doveva prendere una canna, ma neanche quella le bastava, doveva mettere una canna dentro un'altra canna, e con questo riuscì a ottenere le sue banane.
Ora, questo è stato anche l'occasione per gli uomini per definire il limite di Sultan. Con questa espressione si intende che gli altri animali, gli scimpanzé sono quelli più avanzati secondo questa interpretazione, non riescono a costruire strumenti con altri strumenti, mentre possono usare strumenti che fabbricano, ma non riescono a fare, che ne so, una macchina che faccia la filettatura di una vite. Possono usare una vite, ma non fare questo. Questo però, diciamo, è molto difficile da comprovare. Qual è l'esigenza che ti spinge la tecnologia? Perché gli scimpanzé non hanno inventato lo smartphone? Sarà forse che non gli serve dove stanno? Bisognerebbe vedere da dove nascono queste esigenze. Ma se io continuassi su questo aspetto, qual è la vera differenza fra i sapiens e gli altri viventi? È tecnologica, se vogliamo, rispetto a questo limite di Sultan, ma tutto sommato è abbastanza poco rilevante. Ci sono dei corvidi, dei gracchi e altri uccelli che riescono a fare 7 operazioni tecnologiche diverse prima di arrivare ad ottenere il premio di cibo. Si tratta di aprire una porticina, sbilanciare un peso, tirare una fune, lo fanno. Animali molto intelligenti, gli uccelli. Ma se dovessimo cercare veramente la differenza, io credo che proprio da questo aspetto tecnologico noi potremmo essere portati a pensare che la vera differenza sta nell'uso delle mani. Le mani sono solo nostre, dunque ci viene da pensare che una differenza importante sia questa: il pollice opponibile, avere queste mani così ci ha consentito, quando i sapiens si sono evoluti a partire da un antenato comune con le scimmie e hanno conquistato la loro posizione eretta, hanno liberato gli arti superiori. Liberare gli arti superiori significa avere la disponibilità di far nascere tecnologie e usare appunto questi arti. Ma non siamo gli unici che usiamo una appendice del nostro cervello, più che del corpo in senso stretto, in maniera corretta o addirittura molto efficiente. Per esempio gli elefanti, che sono animali molto intelligenti, usano la proboscide, che come sapete ha circa 1 milione di nervi, 10.000 muscoli, ci respirano, ci bevono, ci mangiano, ci spostano i pesi, insomma, molto meglio la proboscide che la mano, se vogliamo vederla da questo punto di vista qui. L'intelligenza però, ecco, qui ci viene subito. La vera differenza tra i sapiens e gli altri viventi è l'intelligenza. Noi siamo più intelligenti. Come si misura l'intelligenza però? È piuttosto complicato. Se la misuriamo con la tecnologia, vediamo che pure le scimmie riescono. Se la misuriamo, vabbè, con le strategie sociali, non so, gli elefanti per esempio. Gli elefanti sono animali davvero straordinari. Loro hanno una strategia sociale di sopravvivenza così forte che quando venivano catturati dai romani e portati nelle arene erano gli ultimi a morire, perché si mettevano tutti insieme, fianchi contro i fianchi, e è veramente difficile un muro di carne che non puoi abbattere se non con le guardie pretoriane. Non ci riuscivano né gli altri animali e nemmeno i gladiatori. L'elefante riconosce un suo simile anche sotto forma di scheletro. Festeggiano i nuovi nati, piangono i morti e hanno una memoria prodigiosa, come sappiamo, e soprattutto, diciamo, sono animali senzienti nella maniera più alta che possiamo pensare. Quindi stabilire che l'intelligenza, la vera differenza con gli altri viventi, è complicato. Qualsiasi vivente prende in considerazione, vediamo un attimo rapidamente, ho parlato dell'elefante, ma naturalmente quello più vicino a noi, lo scimpanzé. Gli scimpanzé sono intelligenti come i sapiens? Intanto questa storia che abbiamo pensato di dividere gli scimpanzé in 3 gruppi, uno è lo scimpanzé comune, l'altro è lo scimpanzé pigmeo, il bonobo, e l'altro sarebbe lo scimpanzé umano. Però noi abbiamo deciso che noi siamo Homo sapiens e gli altri sono scimpanzé. O siamo tutti e 3 scimpanzé o siamo tutti e 3 Homo. Una differenza c'è, poi la vedremo, ma di fatto all'inizio non è così pronunciata. Ma dicevo, io ho un amico primatologo giapponese, si chiama Tetsuro Matsuzawa, lui fa questo esperimento con gli scimpanzé. Li mette, scimpanzé di 3 anni che sono molto veloci di testa, li mette vicino a una specie di tablet molto grande, uno schermo luminoso, che presenta una 15ina di numeri presi tra 1 e 99 in una sequenza casuale.
Lo scimpanzé è abituato a vedere per un quinto di secondo quell'immagine, quindi uno sbattere di palpebre, e poi ricostruisce la sequenza sullo schermo spento riaccendendo i numeri nella sequenza corretta. Lo fa pure in sequenza ascendente o discendente. E lo fa 9 volte su 10, azzeccandoci. Allora Tetsuo ha preso anche il giapponese più, diciamo, più intelligente per questo tipo di cose, quello che fa cubo di Rubik, che tra i giapponesi c'è il record nazionale, e gli fa fare lo stesso lavoro, però questo ci azzecca 4 volte su 10. Allora, se fosse questo a misurare l'intelligenza, sarebbe complicato darci un primato. L'intelligenza è una caratteristica della vita, non è una caratteristica di Sapiens, non risiede necessariamente nel cervello. Per esempio, c'è un animale che è il polpo, che ha la sua intelligenza anche nei tentacoli, dunque è in grado di fare operazioni piuttosto complicate per essere un animale inferiore, no? Noi li chiamiamo inferiori. Per esempio, questo polpo viene chiuso dentro un barattolino, chiuso a pressione, sapete, quelli che si girano e poi si preme, e lui è in grado di spingere col tentacolo per levare la pressione e poi svitare da dentro e uscire. Fa tante operazioni complesse il polpo che uno non se le immagina nemmeno, anche perché impegnati come siamo a sbatacchiarlo per mangiarcelo, non rileviamo il fatto che sia un animale molto intelligente. Infatti c'è un grande movimento d'opinione contro i nuovi allevamenti di polpi, si vorrebbe fare l'allevamento di polpo, ma giustamente, questo varrebbe veramente anche per gli altri animali, è non solo un animale senziente, ma è davvero così intelligente, che in un famoso esperimento che veniva fatto da alcuni ricercatori, questo polpo veniva messo dentro un acquario trasparente, e al fondo del quale c'era una vaschettina di rame e due palline, una bianca e una rossa. Allora il polpo, chiuso da un coperchio con i fori di areazione, doveva, per mangiare, doveva mettere la pallina rossa dentro la scodellina di rame. Ma come fai a sapere che questo è collegato? Neanche noi ci riusciamo. Immagina che ti mettono in una situazione di questo genere, tu devi scegliere per mangiare, ma come fai se nessuno te lo insegna? E infatti lui non ci riesce, solo che a un certo punto urta la pallina rossa e questa finisce nella vaschetta, quindi ottiene il suo premio. Da quel momento non sbaglia più, prende la pallina, metterla dentro e mangia. Allora i ricercatori erano molto impressionati da questo risultato e hanno cercato di spingerlo più in là, dunque hanno preso un altro acquario uguale, hanno messo un altro polpo dentro nelle stesse situazioni e hanno chiuso lo stesso con un coperchio, con i dadi e i fori. Allora quest'altro signore invece non ha nemmeno avuto bisogno di sbagliare, ha visto quello che faceva il primo e ha fatto lui stesso la cosa. E poi si racconta che tutti e due abbiano svitato il coperchio dell'acquario e se ne siano andati durante la notte, ma questo, diciamo, attiene di più alla leggenda. Però non era l'intelligenza, pensiamo agli insetti. Gli insetti sono la specie più diffusa in natura. Gli insetti, c'è una falena che, siccome sa che è molto appetita dai pipistrelli, sarebbe sterminata, visto che la mirano proprio, però ha capito che il pipistrello caccia ricostruendo con le onde sonore l'immagine e il movimento dell'oggetto, della preda. E allora, quando arriva nelle vicinanze dei pipistrelli, si muove in un altro modo, come una falena non commestibile. Io lo trovo straordinario. Ma c'è di più ancora. Pensiamo ai patogeni. I patogeni ci interessano molto perché abbiamo avuto questa pandemia, eccetera. Ma pensiamo a SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 è un virus a RNA, dunque è una roba che nemmeno noi ci... Figurati se puoi confrontare un virus con un sapiens, è una cosa che nemmeno ci credi. Eppure SARS-CoV-2 contagia prima che i sintomi compaiano. C'è una straordinaria intelligenza dietro di questo, perché lui è il cugino di SARS-CoV-1, che invece contagiava con lo starnuto, col colpo di tosse. Voi immaginate che lo starnuto e il colpo di tosse siano due sistemi nostri per eliminare il fastidio. Sono due sistemi dei virus per andare da un corpo all'altro, di fatto. Solo che se c'hai lo starnuto e il colpo di tosse, la tua capacità di diffusione è limitata, perché la persona che sta così sta male, si mette da una parte, si ripara, non dico che si metteva la mascherina, ma insomma se ne sta a casa, c'ha l'influenza. Invece, non avendo il sintomo, tu non hai la gittata del colpo di tosse e dello starnuto, ma hai la sorpresa del fatto che sei malato e non lo sai. Quindi un droplet più corto, ma possibilità di contatto più ravvicinato. Io lo trovo straordinariamente intelligente. Ma i patogeni sono tutti così, la loro storia è la nostra storia. Diciamo che l'hanno fatta loro.
pensa a Yersinia pestis. Yersinia pestis è il batterio della peste. Dunque, questo si infila nello stomaco delle pulci. Ora, lasciamo stare che sono pulci di uomo e di topo, facciamo finta che siano la stessa per adesso, non è proprio così. E bloccano il passo della pulce, dunque la pulce è affamata ma non mangia, però morde, e quindi morde assai. La peste manzoniana del 1630 nasce con i morsi di Yersinia pestis e i buboni. Il bubone è la risposta della cute, del derma alla sollecitazione. Una volta entrato nel sangue attraverso il bubone e scambiatosi col sistema polmonare, diventa respiratorio. Ma è straordinario di più. Un batterio. Ma pensa alle piante. Le piante lì poi è brutta, perché noi ci piace dire che assomigliamo agli altri viventi, ma solo quelli di un certo tipo. Le piante, in un esperimento classico, che poi ripreso in tempi recenti, un botanico faceva questo: prendeva 4-5 piante di mimosa pudica, una mimosa che se tu la tocchi con la linea sagittale chiude le foglie, si sente minacciata, e le caricava su un carretto dietro a un trattore su una strada sconnessa. E allora le mimose si chiudevano tutte, perché queste sollecitazioni delle buche davano modo di sentirsi minacciate. Dopo il quarto viaggio non si chiudevano più. E non so altro che dire che hanno capito. E se no devono farlo meccanicamente sempre. In un altro esperimento lui prende un fagiolo, lo mette come facevamo noi, io che sono più vecchio, da piccoli nell'ovatta si faceva crescere così alle scuole elementari, e lo mette in una stanza chiusa con la luce artificiale e un palo su un lato. Allora questo fagiolo cresce, poi lui fa delle riprese e le mostra accelerate, cresce come salsa ma subito verso il palo. Come fa? Ha visto. Ma c'è un altro bellissimo, mette sempre in queste stanze, però stavolta la luce gira, perché prende dei girasoli, una dozzina, li mette in un vaso e questi crescono. Dopo una settimana ce ne mette altri 10. Allora si vede che mentre la luce artificiale gira, i girasoli più grandi ordinatamente girano verso il sole come fanno i girasoli. Quelli piccoli girano come gli pare. Giocano. E infine ne fa un altro che è molto divertente. Prende un vaso, lo taglia in due in modo che si possa vedere con un vetro, e mette una pianta, un labirinto di legno con tutti i percorsi obbligati e una fonte nutriente dall'altra parte. Dunque su questa sezione c'è la pianta, il labirinto e il concime, diciamo. Allora sta pianta, quando l'apparato radicale di questa pianta va verso il concime e nel labirinto sceglie sempre la strada giusta più breve. Quindi quando si parla di intelligenza bisogna stare un po' attenti. L'intelligenza è una caratteristica della vita, ce l'hanno tutti, dai virus ai batteri, alle piante, agli insetti, ai molluschi, alle scimmie, agli elefanti, e noi però invece riteniamo di averla solo noi. Non è questa la differenza tra l'uomo, fra i sapiens e gli altri viventi. Può essere la differenza il linguaggio, la parola. Ora, questo per certi versi è vero, gli animali usano di più movimento del corpo. Qual è la vera differenza, per esempio, fra una banda di leonesse che caccia e una banda di sapiens? Immaginiamoci del passato. La leonessa capo guida le altre con i movimenti delle orecchie, della coda e del corpo, nel silenzio assoluto, perché non si deve far sentire. Quindi, che ne so, l'orecchio così vorrà dire vai di qua, le altre andranno di là. I sapiens invece pianificano quella situazione, magari accanto al fuoco, in cui diranno: tu che sei Peppino, ti ricordi l'albero dove tuo cognato ti ha portato? Tu farai quella cosa lì. Tu invece ti ricordi che con tua sorella tu passerai per quella cosa lì. Quando vanno sanno già quello che devono fare. Dunque la vera differenza è il pettegolezzo. Potrebbe essere anche la metafisica, però, perché per la stessa ragione che parlano, i sapiens possono raccontare storie cui altri sapiens prestano fede. Questo non lo fa nessun altro vivente. Se io ti dico costruiscimi questa piramide perché sono il tuo faraone, mi prendo una marea di pernacchie. Ma se ti dico costruiscimi questa piramide perché io sono il tuo faraone, ma parlo a nome di un dio, beh, allora il precetto di un dio non si discute. Questo gli altri viventi non ce l'hanno. Sono tutti atei.
Quindi se la gran differenza è metafisica e pettegolezzo, dovremmo pensare forse che non è una questione di intelligenza. Poi scopriamo però che ci sono dei viventi diversi da noi che parlano, e sono esattamente i mammiferi marini. I cetacei parlano tutti. Ormai si sondano le onde acustiche in mare e si vede che ogni individuo, prima di parlare, perché effettivamente parla, dà sempre una stessa armonica, che è il suo nome, come se si presentasse. Ciao, sono Massimo. E poi dice cose che noi semplicemente non capiamo. Le armoniche dei cetacei sono complicatissime, molto sofisticate, a livello dei grandi musicisti sapiens, cioè di Bach. Chi lo sa che dicono? Qualcosa dicono sicuro. Quindi non è esatto dire che non parlano. Loro parlano, semplicemente noi non li capiamo. Ci sono anche pesci che parlano, si dice muto come un pesce, ma invece è vero fino a un certo punto. Diversi tipi di pesci, cioè che mandano onde sonore che noi semplicemente non capiamo. Ma del resto anche animali terrestri parlano. Il pappagallo, per esempio, parla. Noi lo sappiamo perché imita le nostre parole, ma di fatto lui parla comunque. Questo pappagallo inglese, che si chiamava George, era un pappagallo grigio che era tenuto in cattività, aveva imparato a usare 300 parole umane e inglesi, e dunque col suo proprietario aveva un rapporto, ma non erano parole usate a caso. Per esempio, lui entrava nel posto dove c'era il pappagallo, gli diceva buongiorno, come va? E poi lui diceva bene, e il giorno dopo buongiorno, come va? Insomma. Chissà che aveva lì. No, ma la cosa più curiosa era quando lui partiva, lui lo faceva apposta, gli metteva i bagagli nella stanza dove stava il pappagallo prima di partire, e il pappagallo gli domandava dove vai, e che differenza gli faceva sapere se era Roma o Milano. Cioè, voglio dire, per concludere, che alla fine l'idea di ritenerci unici al vertice di una piramide di vita è proprio una stupidaggine, non ha nessun senso biologico, evoluzionistico, ma nemmeno logico, come se anche i nostri sentimenti non derivassero dal mondo animale. Da dove devono derivare l'amore, la paura, l'invidia? Sempre da lì. Cioè, se vale l'evoluzione biologica, sappiamo che vale, vale pure l'evoluzione per il resto. Non è che a un certo punto Sapiens ha i sentimenti e prima non c'erano. Tutti gli animali sono senzienti. Noi lo facciamo in un altro modo e lo spremiamo in un'altra maniera. Però rimane la domanda, che è l'ultima cosa che vi devo dire, come mai c'è questa differenza? Perché noi siamo così diversi dagli altri pianeti? E non è nemmeno una differenza creativa, Per esempio, c'era un altro scimpanzé che si chiamava Congo, che negli anni 50 dipingeva quadri che venivano venduti insieme ai quadri dei Sapiens alle stesse cifre. Ed erano molto apprezzati, per esempio, da Dalì. Salvador Dalì parlava sempre di questi quadri di Congo. Lui ce l'aveva con Pollock, per cui diceva: guarda, Pollock dipinge peggio di questo scimpanzé. Ma non è nemmeno quella creativa. Ci sono elefanti che dipingono, in Congo dipingeva quadri astratti, ci sono degli elefanti che dipingono invece le silhouette di altri elefanti, che è già più complicato da pensare. Quindi qual è la vera differenza tra i Sapiens e gli altri viventi? Una sola, che nessun vivente accumula. Non c'è nemmeno un vivente che lo faccia. È vero che la formica mette via un po' più di roba, la ghiandaglia magari prende una ghianda in più, ma normalmente non si è mai visto un leone che cattura 6 gazzelle, una la vende, l'altra la zia, una la porta al mercato. Questo lo facciamo solo noi. Ha portato grandi vantaggi. Se fossimo stati tutti al tempo di Robinson Crusoe, avrebbe avuto forse un senso. Ci ha fatto sviluppare anche particolari abilità, ma oggi noi vediamo tutti i limiti di questo percorso. Cioè, a dire che quell'accumulo lì è possibile solo in un pianeta che ha risorse infinite e in cui non ci sono tanti Sapiens, e in cui non ci sono tutti gli altri viventi, che invece ci sono necessari. Dunque, questo è un sistema che non funziona. La base dell'accumulo capitalistico e del sistema economico non funziona con i sistemi naturali se sei un predatore come Sapiens, che ha il 100% dei successi. Nessun ecosistema regge a questo. Dunque, nella tua smania di accumulo, di avere di più, tu depredi il mondo naturale e levi qualcosa a qualcun altro, per forza. Quando si parla di crisi ambientale e di crisi sociale, bisogna pensare che sono molto legate. La crisi ambientale viene risolta con una disparità sociale, allargando il cuneo tra chi ha molto, e sono pochissimi, e chi ha molto poco, e sono la maggior parte.
E questo dipende dal fatto che i sapiens sono fatti così. E siccome sono una specie molto prepotente, chi accumula di più non vuole che il vicino accumuli di più pure lui. E da questo nascono tutti quanti i problemi. La radice è proprio profonda, è paleoantropologica. Dipende da come siamo fatti e da che percorsi l'evoluzione ci ha fatto scegliere. L'evoluzione non è qualcosa che noi vogliamo, no? È una risposta è una risposta dell'organismo mutato casualmente alle sollecitazioni ambientali. Le nostre mutazioni ci hanno portato a questo, senza farne un problema di colpe, però sappiamo esattamente dove sta il problema. Il problema sta esattamente lì. I sapiens sarebbero tutti uguali, però sono sempre di più, hanno esigenze sempre maggiori e il pianeta resta lo stesso. E anzi, fin troppo tardi, il momento in cui abbiamo scoperto che questa è la vera ragione della crisi.